Buonasera a tutti, bentrovati dal vostro Marco Grilli a Grilli per la testa, nuova puntata oggi. Iniziamo con il nuovo corso, abbiamo un ospite speciale che è già in linea, ma lo presenterò tra poco. Prima di tutto mi corre l'obbligo, anche se con qualche giorno di ritardo, ma volevo dedicargli un mio pensiero specifico, di ricordare l'amico e collega, diciamo così, Paolo De Santis, cofondatore di Pandora TV e diciamo redattore nella stessa, professore, visiting professor a Roma 3, uomo teorico della pace ma anche grande sostenitore con le proprie possibilità e i propri mezzi di questo importantissimo argomento, ci ha lasciati improvvisamente nel corso della settimana scorsa. Nato nel 1940, quindi ragionavo fuori onda sul fatto che per i tempi che corrono tutto sommato ancora giovane, faremo fatica a trovare un sostituto della sua figura per l'importante apporto che aveva nella redazione di Pandora, alla quale io faccio spesso riferimento. Grazie Paolo per tutto quello che hai fatto, ti ricordiamo con affetto. Fatalità, la notizia mi è giunta poco dopo aver finito di vedere il suo servizio sul colpo di stato mediatico in Brasile, servizio interessantissimo, invito tutti ad andare a vedere anche in omaggio alla sua memoria. Grazie Paolo, grazie ancora, un abbraccio forte, ad maiora dico sempre io, un giapponese direbbe ci rivedremo a Yasukuni, chissà nella prossima vita ci riabbracceremo, grazie ancora. Detto questo, necessaria premessa, grazie a Ugo Moreno che ci segue dalla regia. Ciao Ugo. Ciao Marco e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Science. Ora passo la parola, per non dire il testimone, al nostro ospite di questa sera. Brevemente ne faccio il nome, Piero Greco o il dottor Greco, poi lasceremo lui scegliere con quale appellativo farsi chiamare. Ciao Piero, grazie di essere intervenuto, grazie della disponibilità. Ciao Marco, grazie a te dell'invito di partecipare. Piero Cicchi è in comunicazione da Londra, città nella quale vive e opera ormai da anni, ma vuoi dirci tu, pur sapendo io cosa tu faccia, vuoi dirci tu cortesemente di che cosa ti occupi, perché sei a Londra, quali siano state le scelte e poi parleremo anche dell'argomento principe della trasmissione. A te. Certo, grazie Marco. E un saluto a tutti i radioascoltatori. Come dicevi, io mi trovo in questo momento a Londra, dove vivo ormai da più di 15 anni. E, originariamente quello che mi ha portato a Londra è stato il lavoro. Ho iniziato a lavorare per una banca di investimenti qui a Londra. Poi ho fatto una piccola esperienza in Asia, a Singapore, poi sono ritornato a Londra, dove appunto sono ormai dall'inizio del 2000. Di cosa mi occupo? Diciamo che la mia esperienza è sempre stata nel settore della finanza, come penso molti italiani che vengono qui a Londra. Ho lavorato appunto per varie banche di investimento e fondi e intermediari finanziari. Finché al momento ho messo in piedi la mia società di consulenza e sostanzialmente il mio lavoro consiste un po' di due lati della stessa medaglia, cioè da un lato aiuto le imprese, soprattutto nel sud Europa, in particolare in Italia, a trovare finanza di vario tipo, e dall'altro aiuto invece gli investitori istituzionali, soprattutto basati qui in Gran Bretagna, appunto ad effettuare investimenti nei paesi del sud Europa, in particolare Italia e un po' Spagna,
per vari motivi che poi magari, a cui magari accennerò dopo. Quindi questo in Bene, breve quello che faccio. bene, bene. Volevo porre l'accento proprio su questo aspetto, cioè tu non fai intermediazione immobiliare, brokeraggio finanziario in senso stretto per quelli che volessero capire qualcosa di più di come si intermedino valori immobiliari in borsa tra le varie borse, diciamo, internazionali, ma ti occupi proprio di un aspetto estremamente specifico ed è quello che volevo sottolineare, cioè non far passare il messaggio sbagliato della come dire, della vendita, della compravendita di titoli, ecco. Assolutamente no, come accennavo prima, di fatto diciamo, i miei interlocutori sono da un lato le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, che per vari motivi sono di interesse, sono un po' al centro dell'attenzione, se vuoi, in questo momento, e dall'altro invece gli investitori puramente istituzionali, quindi assolutamente non i privati. Allora, senza ovviamente fare riferimenti politici, perché in questa trasmissione, sebbene ci siano dei riferimenti, non vogliamo trattare la parte politica degli argomenti, ma vogliamo comunque dare delle informazioni importanti e anche testimonianze, visto che tu sei in loco, a questo punto direi di cominciare a parlare dell'argomento che più mi preme in questo momento, cioè la Brexit vista dal punto di vista anche imprenditoriale, della vita di tutti i giorni, la vita lavorativa, che cosa può cambiare, cosa è già cambiato, cosa cambierà. Certo. Allora, ma diciamo innanzitutto partirei da qualche considerazione di carattere generale sul discorso Brexit, che peraltro, come ben sai, è un tema talmente vasto e ampio che rischia anche di essere, anzi, senz'altro può essere dispersivo ed da quel punto di vista può essere un tema un po' pericoloso da affrontare. Però ecco, come considerazione di carattere generale. Sul discorso Brexit direi innanzitutto, per come la vedo io e per come la vedono gli osservatori qui, Brexit è principalmente una grossa fonte di divisione. Quindi è vero che soprattutto per una certa parte della popolazione è un tema che sta molto a cuore, che è stato molto a cuore al momento del referendum. Però la verità è che, come dimostra anche il risultato del referendum ormai di più di un anno fa, cioè 48% contrari, 52% a favore di Brexit, chiaramente, la popolazione è stata divisa in maniera quasi quasi simmetrica, ecco. E questo si vede in tante cose, anche qui a Londra, che peraltro è un'isola a favore del restare nell'Unione Europea, perché la popolazione londinese per la stragrande maggioranza ha votato contro Brexit. Comunque anche qui si vede la divisione, si vede come questo tema abbia portato a una polarizzazione della popolazione. Di fatto, questo penso sia stato abbastanza chiaro anche dalla stampa italiana, Brexit è stata un'espressione sostanzialmente di uno scontento, soprattutto in alcune zone e in alcune parti della popolazione, in particolare le Midlands, l'est dell'Inghilterra, il nord dell'Inghilterra, al di fuori delle città, il Galles del Sud, questo stando per esempio anche a giornali come Guardian, giornali locali inglesi, in realtà il Guardian è addirittura nazionale. Quindi è stato quello che si dice un voto di pancia, nel senso che questo scontento, questa situazione problematica, che peraltro non sono né di oggi né di ieri, sono situazioni che si trascinano da anni e decenni, sono un po' sfociate in questa espressione così di protesta, se vuoi, che per carità ci sta. Il problema qual è? Il problema è che in quelle zone in cui si pensava, in seguito a questo voto di protesta, che finalmente avrebbero attirato l'attenzione, le cose sarebbero cominciate a cambiare, in realtà per
il momento non è cambiato niente, è vero che non è passato così tanto tempo. Beh, dopo potremmo entrare anche nello specifico di alcune, di alcune tematiche o di alcuni passaggi legati a questa cosa, però se pensiamo che l'Europa all'indomani praticamente del voto referendario ha già cominciato a dire dovete andarvene prima possibile, siamo ancora punto a capo, probabilmente tutta questa Brexit non agirà in fretta, come dire. Ma guarda, il processo, adesso senza andare nei dettagli, ma comunque si sa che dal momento in cui è stato, e poi si parla di Brexit, ma in realtà Brexit non è ancora successa, quello che è successo è che è stato invocato l'articolo 50 del Trattato di Lisbona da parte del Regno Unito, che significa che sostanzialmente hanno fino a 2 anni per negoziare un ritiro, l'uscita dall'Unione Europea, oppure se questi 2 anni passano senza che si sia raggiunto un accordo, per uscire senza nessun accordo, che molti vedono come probabilmente da entrambe le parti della barricata, da entrambi i lati della barricata, vedono come un'opzione abbastanza disastrosa. Quindi il processo comunque è un processo lungo che durerà sicuramente 2 anni, in realtà probabilmente di più, nel senso che si considera che ci sarà una forma di accordo transitorio. Questo significa che il processo di fatto viene prolungato di altri 2-3 anni, chi lo sa, e quindi senz'altro non è una cosa che succede dall'oggi al domani. Detto questo, ritornando al discorso del voto di pancia, proprio in quelle zone che hanno supportato di più il Brexit, quindi l'uscita dalla Comunità Europea, c'è uno studio dell'Università di Birmingham recente, che è stato finanziato dal Consiglio della Ricerca Economica e Sociale della Gran Bretagna, che dice che proprio quelle zone saranno quelle che saranno più colpite dagli effetti negativi di Brexit. Quindi da quel punto di vista, ritornando a fare una considerazione generale, fa un po' tristezza dal mio punto di vista, perlomeno, pensare che proprio quelli che pensavano, votando Brexit, di ottenere dei cambiamenti più che giustificati, più che giusti, in realtà magari siano quelli che poi per primi vanno a pagare le conseguenze di quello che potrebbe essere, non so, un rallentamento dell'economia, piuttosto che una perdita di posti di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi diciamo c'è stato un effetto, come dire, nazionalista, che però si ritorcerà contro i nazionalisti? Ma diciamo che c'è senz'altro una componente di questo tipo, questo è assodato. Non si sarebbe arrivati a questa cosa, perché mi viene da fare un parallelo ideale con quello che sta succedendo in Catalogna adesso, che è ancora più complicato perché figlio di un referendum non voluto da tutti, mentre di quel referendum era conclamato ed era anche autorizzato, tra parentesi. Per cui, vabbè. Sì, in realtà anche qua sul discorso del referendum qua in Inghilterra, uno può aprire una parentesi che apro brevissimamente, cioè il referendum alla fine è stato concesso dal partito al potere in quel momento, e probabilmente è stato, diciamo, sicuramente è stato un errore, nel senso che alla fine il risultato non è stato certamente quello che si aspettavano, e c'è anche da valutare se una decisione così importante, con degli effetti così duraturi come quella di uscire dalla Comunità Europea da parte del Regno Unito, sia giusto affidarla alla volontà popolare in maniera diretta, laddove quindi si dà la possibilità di decidere alla popolazione che, per definizione, essendo la materia così complessa, è molto difficile che abbia tutte le informazioni necessarie, tanto è vero che se ci pensi un attimo, gli stessi politici non avevano tutte le informazioni necessarie, perché chi ha concesso il referendum è stato colto di sorpresa e quindi non aveva idea di cosa sarebbe successo. Tuttora chi sta conducendo il processo di Brexit dimostra in molte occasioni, ha dimostrato in molte occasioni di essere un po' colto di sorpresa, e quindi la mia domanda, e questa è una mia opinione puramente personale ovviamente, la mia domanda è, avrebbero forse dovuto essere i politici che sono eletti
e anche pagati per prendere questo tipo di decisione, per fare questo tipo di valutazioni, a decidere su un tema così importante. Questo non vuol dire non dare seguito alla democrazia, tutt'altro, perché comunque i politici sono stati eletti, però significa che chi ha le capacità, le possibilità e le risorse per valutare certe questioni lo faccia, anziché dire, beh, non so bene cosa fare, quindi decidete voi, che è un po' l'impressione che io ho avuto da questo referendum. Però, ripeto, questa è la mia Una opinione sorta di personale. Ponzio Pilatismo, in poche parole, da parte della classe politica In un eletta. certo senso sì, senza voler fare polemica, però insomma anche parlando con altre persone, con gente con cui lavoro, con amici, eccetera, sicuramente questa opinione è condivisa da più di qualcuno, perché tutto sommato il referendum lo puoi usare per un certo tipo di problematiche e di decisioni e di domande, ma per una cosa così complessa e importante, dagli effetti così importanti, soprattutto che peraltro dureranno per un periodo di tempo così lungo. Cioè, non dimentichiamoci che il Regno Unito ci ha messo 15 anni a entrare nella Comunità Europea, perché c'era De Gaulle che poneva il veto, e solo nel 73 alla fine sono riusciti a entrarci. E sto pensando a De Gaulle, che è una figura abbastanza controversa, perché peraltro lui voleva anche rimpossessarsi del territorio monegasco, cosa che alla fine poi ha mollato. Cui voglio Quindi, dire, ne ha fatte abbastanza lui sì, di. beh, certo. Però ecco, forse una decisione del genere, ripeto, non doveva essere presa tramite lo strumento del referendum, ma tramite gli strumenti legislativi ordinari o straordinari che siano, tramite il Parlamento e Senti, ma tu da cittadino italiano, perché tu hai ancora di fatto la cittadinanza italiana, quant'altro. Assolutamente. e poi tra le altre cose sei sposato con una cittadina italiana e hai avuto due figli lì, tra le altre cose, che sono anch'essi cittadini italiani. Voi come l'avete vissuta questa cosa da, come dire, insiders della vita Ah, inglese? guarda, ti dico la verità, il giorno dopo il referendum, sia io che mia moglie, che tante altre persone che come noi sono cittadini europei e che vivono magari da parecchio tempo qua, e anche molti cittadini invece britannici che noi conosciamo, ci siamo svegliati un po' con l'amaro in bocca, ti dico la verità, nel senso che uno degli aspetti più belli forse del vivere in Inghilterra e senz'altro a Londra è il discorso del cosiddetto melting pot, cioè che Sì. c'è una commistione, un mix di gente, di lingue, di razze, di religioni, di credo politici, insomma. Basta pensare, scusami, tu mi insegni, anzi mi aiuti a dire, il sindaco di Londra, Sadiq Khan, è musulmano, tra le altre cose, ed è Assolutamente. oriundo, non è un londinese, è di famiglia d'adozione sostanzialmente, quindi Certo, più di così. assolutamente. Quindi ecco, quello spirito, forse si è avuto l'impressione che fosse stato un po' tradito. Ecco. Lasciando stare adesso magari gli episodi, per dire il fatto che gli episodi di intolleranza razziale e linguistica siano aumentati dopo il referendum, insomma. Lasciando da parte un po' la statistica, però ecco, proprio parlando con il cuore in mano, questa è la sensazione che si è un po' vissuta e che tuttora si sta un po' vivendo nell'essere cittadini europei in Gran Bretagna. Cioè Poi, all'interno di un territorio che è europeo ma non è più europeo che è sostanzialmente. europeo, ma che potrebbe diventare non europeo, poi anche lì. Potrebbe uso condizionale, perché anche lì la mia opinione personale è che non sia sicuro al 100% che poi Brexit effettivamente succederà. Però, Vogliono fare un controreferendum, se non sbaglio, vero? ma no, non lo vogliono fare, se ne è parlato un pochino di più forse nella stampa di recente,
è un passo, diciamo, ancora lontano, però ecco, io non escluderei che si possa arrivare a una situazione in cui, verso la fine dei famosi 2 anni di cui parlavamo prima, in processo di negoziazione con l'Unione Europea, arrivi a produrre una proposta, un deal cosiddetto, talmente problematico per la Gran Bretagna, non perché l'Unione Europea siano dei tiranni, ma perché semplicemente la decisione di partenza di uscire dall'Unione Europea è un po' suicida, per cui il governo possa dire: ragazzi, questo è quello che ci danno, cosa ne pensate? E lì potrebbe essere la scusa, fra virgolette, per fare un'inversione di marcia, che peraltro sarebbe ben voluta, io credo, anche dall'Unione Europea, perché comunque anche l'Unione Europea si è sempre dichiarata più che disposta ad accettare un cambiamento di linea da parte della Repubblica. Però, ripeto, questa è la mia, sono veramente le mie 2 lire Sulla questione, sulla sentimi, questione. poi ti rivolgerò una domanda che avevo già in mente di farti, ma che dagli ascoltatori mi arriva. Adesso sto prendendo anche una linea diretta con gli ascoltatori, quindi mi arrivano anche quelli che non sono suggerimenti, ma caldi, come dire, calde raccomandazioni sugli argomenti. Ok. Venendo a quello che diciamo è l'aspetto più interessante, anche se la parte diciamo come dire emotiva e comunque la considerazione da cittadino è sempre importante, scendendo un attimino più sul versante economico. Allora, ok, è successo quello che sappiamo, ciò anche di cui abbiamo parlato finora. Dritto, 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 impatto sulla valuta. Diciamo Union Jack. Sì. Ma guarda, molto semplicemente, se uno guarda il valore della sterlina, giorno prima del referendum, quindi 23-24 giugno dell'anno scorso, rispetto adesso, la sterlina è scesa più o meno del 13%, negli ultimi 2 anni è scesa del 20%. Quindi sicuramente il valore della sterlina ne ha risentito in maniera piuttosto pesante. Fra l'altro, questo ha causato un aumento dell'inflazione in maniera abbastanza significativa, tanto è vero che non più tardi della settimana scorsa il governatore della Banca d'Inghilterra ha dovuto, o meglio, la Banca d'Inghilterra, perché non decide da solo, ma hanno deciso di aumentare i tassi di interesse, perché l'inflazione è Quindi hanno salita su. ritoccato i tassi di sconto, immagino io. Hanno ritoccato il tasso di sconto di 0,25% a rialzo, quindi Scusami, scusami, perché io ragiono anche da semitecnico, nel senso che è il linguaggio che io mastico, però per gli ascoltatori, quando parliamo di tasso di sconto, ti va di spiegare di che cosa stiamo parlando, in ma diciamo soldoni? che il tasso di sconto è il tasso di riferimento che utilizzano, per esempio, nella vita di tutti i giorni le banche nel concedere i mutui a tasso variabile, quindi perlomeno così in Inghilterra, se tu hai un mutuo a tasso variabile, normalmente è calibrato o all'Euribor oppure al tasso di sconto della Banca d'Inghilterra, nel caso d'Inghilterra, per cui l'aumento dei tassi di interesse significa, per esempio, che il tasso dei mutui va su e che i tassi attivi, invece, cioè quelli che uno riceve dalla banca, se lascia i soldi sul proprio conto, anche quelli andranno su. Poi lì è da vedere se le banche passano all'aumento dei tassi a beneficio del risparmiatore. Però ecco, tornando al discorso dell'inflazione, l'inflazione in Inghilterra al momento è salita al 3%, Quindi quindi meno saremo anche fuori dai parametri UE volendo. e soprattutto sopra il parametro del 2%, che è quello della Banca d'Inghilterra, quindi la Banca d'Inghilterra, diciamo, è l'obiettivo principale per ciò che riguarda la Banca d'Inghilterra. La Banca d'Inghilterra si è vista costretta, fra virgolette, ad aumentare i tassi, e questo significa, fra l'altro,
sono su, senza voler fare gli economisti dell'ultimo minuto, ma insomma il potere d'acquisto scende, la spesa privata è scesa e quindi anche qui, dati di oggi, le vendite in Inghilterra, escludendo i generi alimentari, sono salite di pochissimo, cioè rispetto all'anno scorso c'è cioè, un calo. Quindi ecco, queste sono tutte cose che tangibili, cioè non mentre diciamo alcune cose riguardanti alcune potenziali conseguenze positive e negative che possono essere di Brexit, non si potranno vedere finché Brexit effettivamente non succede, perché, ripeto, non è ancora successo, però invece questi sono effetti che si vedono già, insomma, la sterlina è scesa, l'inflazione è salita. Per esempio, una delle conseguenze della svalutazione della sterlina, a detta di molti osservatori, è che la borsa sia andata bene, perché in effetti se tu vedi da giugno 16 a adesso l'indice azionario principale della borsa in Italia, il FTSE 100, che sostanzialmente è l'indice delle 100 società più Più capitalizzate, importanti. sì, esatto, con maggiore capitalizzazione nella borsa inglese, è salito al 25%. Perché? Perché molte delle società comprese in queste maniere sono esportatrici e quindi ovviamente se la tua valuta va giù, se la sterlina si svaluta, favorisce le tue esportazioni, che ci sta tutto. Però anche qua, e qui spesso queste considerazioni magari non si vedono fatte allo stesso tempo anche negli organi di stampa. C'è da dire, ci sono da fare due considerazioni. Uno, che per esempio nello stesso periodo anche il MIB, cioè l'indice azionario della borsa italiana, tanto per fare un esempio a caso, è salito, anzi è salito molto di più del 25%, pur non essendoci stata una Itexit. E due, Alla fa scusami, alla faccia di quello che in Europa dicono, cioè, invece siamo inglobati nei pigs cosiddetti, che già esatto. pronunciato pensando all'inglese non è il massimo. Vabbè, poi non scendiamo in queste considerazioni. Quindi sì, la borsa inglese è andata bene, però sono andate bene anche le altre borse. E poi c'è anche da dire che quando effettivamente Brexit succederà, le esportazioni di quelle società che, come dicevo, sono state avvantaggiate dalla svalutazione della sterlina, diventeranno molto più difficili. Perché? Perché ci sarà più il mercato unico, comunque, o meglio, il mercato unico ci sarà, ma la Gran Bretagna non vi avrà accesso, e quindi lì poi bisogna vedere come vanno queste società una volta che. Soprattutto se non si crea, se non si conclude un accordo di soft Brexit, come viene chiamato. Ecco, grazie, mi hai appena tirato la classica palla che devo Ti è cogliere al servito un volo. assist? Sì, mi hai proprio inserito un assist. Volevo interromperti un secondo perché dire una cosa. Ci sono segni di, come dire, modifiche in termini di pressione fiscale che tu abbia potuto verificare? È una domanda un po' così, per la verità. Guarda, da un punto di vista delle persone fisiche o delle imprese? Visto che parliamo prevalentemente di imprese, però se anche fossi in grado di fare qualche riferimento alle persone fisiche, da cui poi un'altra domanda che mi è stata anche proposta, tra parentesi. Guarda, diciamo che nell'immediato o nel recente passato, no, nel senso che ci sono state grosse modifiche da questo punto di vista, quello che, o perlomeno non collegate a Brexit, quello che invece è collegato a Brexit, o meglio, quello di cui si parla in relazione a Brexit, è una possibile riduzione delle imposte sulle imprese per sostanzialmente controbilanciare il fatto che con l'uscita della Gran Bretagna dalla Dell'Unione Comunità Europea. Europea, che sarà sicuramente svantaggioso da un punto di vista dell'attivare investimenti e imprese o dal mantenere in certi casi investimenti e imprese in Gran Bretagna. Ecco, una delle possibili proposte è stata quella di ridurre il carico fiscale sulle imprese e quindi sostanzialmente di attirare così le imprese verso la Gran Bretagna, cosa che fra l'altro è stata, come dire, vista in maniera estremamente negativa dagli organi dell'Unione Europea, perché giustamente
si vede come una forma di concorrenza sleale e quant'altro. Quanto effettivamente possa succedere non si sa, cioè quanto poi anche la Gran Bretagna ci tenga a diventare un, fra virgolette, paradiso fiscale non si sa, soprattutto alla luce dei Paradise Papers che sono, ecco, bravo, perché grazie, sono usciti altro adesso, assist, altro assist che sembra fatto apposta, insomma. No, no, perché è un'argomentazione che tra le altre cose si stanno abbastanza diffondendo in media anche nostrani negli ultimi assolutamente, giorni. Assolutamente. Perché chiaramente c'è tutto un gioco dietro, ma torniamo a ripetere, non facciamo considerazioni di carattere politico perché esulano da questo contesto. Senti un po', vabbè, pressione fiscale farebbe pensare anche quali possono essere, come dire, i vantaggi di aprire un'impresa in Inghilterra, se sia particolarmente complicato, no, tu come ti sei trovato? È stata una scelta naturale, eccetera, no, eccetera. Guarda, da quel punto di vista l'Inghilterra è fantastica, nel senso che veramente qui c'è la mentalità dell'imprenditore, soprattutto nel favorire la creazione dell'impresa, perché in realtà quando si parla di imprenditori, per dire, io ovviamente faccio il paragone naturale con l'Italia, essendo io italiano al 100%, diciamo l'Italia non ha imparato niente da nessuno, anzi, però quello che è il supporto all'imprenditore, quindi anche in tema, sto parlando non tanto dell'imprenditore da miliardi di euro di fatturato o milioni di euro di fatturato, piccola, ma media impresa, diciamo, la piccola media impresa, anche dell'imprenditore individuale che decide di mettere in piedi la propria SRL o equivalente limited, come si dice, esatto, la propria limited company, che per fare che ci vogliono, direi, non più di 50 sterline e se sei bravo in 4 ore hai la tua società. Incredibile. Da quel punto di vista sicuramente stare qua ha i suoi vantaggi, ha dei grossi vantaggi. Non credo che questo cambierà da questo punto di vista andando avanti, anzi al limite, come stavo dicendo prima, sarà forse anche più facile fare business qui e mettere in piedi l'impresa qui, però è chiaro che il fatto di non far parte del mercato, il fatto di, per esempio, per le imprese nel settore finanziario, gli asset managers, che sono diciamo delle istituzioni che io conosco bene perché molte di queste sono miei clienti, il fatto di non poter più passaportare, perdoni il linguaggio, no, ma ci sta, rende bene e la propria capacità di vendere i propri fondi agli investitori dell'Europa continentale nel caso in cui appunto la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea e non ci sia un accordo in questo senso, sicuramente crea dei grattacapi non da poco. Ecco, qui potremmo arrivare a poi non so, scusa se ti ho interrotto, magari volevi finire un'argomentazione in particolare, ma mi veniva il collegamento col discorso della fuga dei talenti, certo, diciamo, europei dal territorio della Gran Bretagna o del Regno Unito, se preferiamo, che poi tanto unito non è, perché storicamente possiamo individuare almeno altre due zone oggetto di guerra interna. Mi viene da pensare che ci sono più irlandesi in territorio inglese che non in Irlanda stessa, e poi tutto il discorso degli scozzesi, ma torneremo anche su questo, penso, poi. Sì, beh, in realtà se cominciamo a divagare così ci vuole no, no, ma scusami, non ma una trasmissione, è venuto proprio naturale. Stavo pensando appunto fuga di talenti, diciamo, europei dal territorio del Regno Unito e difficoltà a reperire personale qualificato di origine europea, a questo punto mi tocca dire. Certo. Ma guarda, senz'altro questo è un tema d'attualità, nel senso che già si sono cominciati a vedere gli effetti di questo problema in termini di, per esempio, difficoltà a mantenere il personale qualificato di origine, diciamo, continentale, altri paesi dell'Unione Europea, che ovviamente, data la situazione, vedono cambiare il proprio status e comunque
la possibilità di restare qui, di sfruttare certi tipi di finanziamenti che provengono, soprattutto sto pensando in questo momento al settore della ricerca, dove molti progetti sono finanziati direttamente dall'Unione Europea, e quindi chiaramente tutti questi finanziamenti verranno a mancare e non necessariamente, o perlomeno non si sa se verranno poi sostituiti da simili progetti patrocinati dal governo UK. Leggevo proprio di recente un articolo su Financial Times in cui sostanzialmente dicevano che le business schools Regno Unito, ce ne sono più di 130, hanno già incominciato a perdere personale che si è spostato in un altro paese dell'Unione Europea. E lo stesso discorso, adesso stavo cercando di ricordare i dati perché erano abbastanza interessanti, dicevano che addirittura 6 su 10 di queste scuole hanno avuto il personale della Punta Europea che o se ne sono già andati o che comunque è probabile che si vanno nel prossimo anno. E un quarto di queste scuole dicevano che fanno fatica a trovare personale accademico da altre parti della comunità europea. Quindi, vabbè, questo è un satiro particolare, quello delle business schools. Accademico addirittura parliamo. Esatto. E, però, ecco, Quindi si questo non si. aprirebbero, perdonami, si aprirebbero potenzialmente degli spazi anche per giovani cervelli, mettiamola così, italiani che volessero andare anche a insegnare o comunque a trasferire contenuti. E no, però il problema è che se Regno Unito esce dall'Unione Europea, la possibilità per studenti o accademici del resto dell'Unione Europea di venire qui sicuramente si riducono, perché pensa, non so, al progetto Erasmus, tanto per dirne una, O Leonardo anche, sì. esatto, non si sa che fine farà perché è un progetto tipicamente europeo. Se il Regno Unito esce, lì bisogna vedere se questi programmi vengono sostituiti con qualcosa di similare. È tutto molto incerto, però intanto, per non saperne leggere né scrivere, tanti che si trovano in questa situazione, che sono già qua, vanno via. E lo stesso discorso si può applicare. Adesso io ho preso questo esempio che l'avevo letto sul Financial Times, ma lo stesso discorso si può replicare per esempio nel settore della sanità, nel settore della ricerca, dove se E tu bilanci infatti poi ci sarebbe un'altra la stampa. cosa, ci sarebbe una cosa da discutere che non so se faremo tempo a discutere oggi, per esempio la rottura della supply chain con l'Europa. Assolutamente, assolutamente, quello Aspetta, è. poi facciamo capire cosa sia sta supply chain perché noi ce la intendiamo in questo modo. Certo. Ma semplicemente, guarda, la traduzione anche letterale, cioè la catena dei fornitori, secondo me rende abbastanza bene l'idea, cioè nel senso che io, impresa inglese, produco, non so, l'automobile e ho una serie di fornitori che non sono tutti in UK, anzi la maggior parte probabilmente saranno in altri paesi della comunità europea o altrove, viceversa. Io, impresa europea, metti italiana, ho dei fornitori in Regno Unito. No, no, beh, Chiaramente. hai fatto un esempio splendido. Ari, grazie per l'assist un'altra volta. Vorrei dire Poi perché veramente pensano che ci l'approvvigionamento. siamo messi d'accordo, invece non è No, così. no, no, e questa è bella, la cosa bella è che è tutto spontaneo, cioè il bello della diretta, questo proprio. Molte imprese italiane lavorano proprio nel mondo dell'automotive, per cui sono già fornitori di parti anche molto importanti, per esempio. Diciamo di automobili prodotte nel Regno Unito, per non parlare del fatto che se pensi alla Bentley che è in mano ad Audi come capitale, se pensi che ti posso dire alla Rolls-Royce che è a capitale BMW fondamentalmente o BMW che dir si voglia, se pensi che ne so io che il gruppo Jaguar Land Rover ormai è diventato indiano come appartenenza fondamentalmente, Certo. che apre degli spazi grandiosi a commenti come dire, sul passaggio di consegne, perché una volta l'India era una colonia inglese, adesso lo sta diventando economicamente lei stessa. Beh, diciamo, questo magari è un po' esagerato, però insomma, senz'altro
da pensare. Ecco, a proposito di questo tema della supply chain e della catena dei fornitori, anche qua leggevo, mi sembra, sì, sempre sul Financial Times, articolo di ieri, dove diceva che fa conto più del 60% hanno fatto come dire, una ricerca con 1.000 responsabili della catena dei fornitori presso imprese britanniche ed europee. E dicevano che il 60% di quelli che lavorano per imprese di questo tipo in Europa hanno detto che si aspettano di spostare alcuni dei loro fornitori fuori dall'Inghilterra, quindi fornitori inglesi che verranno rimpiazzati con fornitori di altri paesi come conseguenza di Brexit. Che il 40% delle società invece inglesi, quindi questo riguarda invece noi italiani per esempio, dicono che stanno considerando la possibilità di sostituire i loro fornitori europei. E per esempio una di queste è la McLaren, che è Vabbè, d'accordo. Mi viene da pensare che sia quasi logico questo discorso che fanno loro, ma comunque. quindi, comunque, insomma, tutto questo, al di là adesso degli esempi individuali, sicuramente porta ad un aumento dei costi, a una riduzione dell'efficienza, quindi, se non dico io, lo dice l'FT, e quindi sicuramente ha delle conseguenze, anche queste, tangibili. Ho capito. Dopo scenderemo magari anche sul discorso costi attuale e futuro di Brexit. Certo. Guarda, quello in realtà se ne può parlare abbastanza velocemente, perché il costo futuro sì, è un po' incerto, nel senso che bisogna vedere come effettivamente succederà Brexit, però quello che si può dire è che osservatori che al momento sono già stati spesi qualcosa come 500 milioni di sterline solo per affrontare Brexit, quindi una spesa che non avrà un impatto di qualunque tipo sulla popolazione, cioè come dire, spendo 500 milioni nella sanità in maniera diretta e indiretta nel beneficio della popolazione. Questi sono 500 milioni, tra virgolette, a fondo perduto, semplicemente per dover affrontare questo tema. E dicono che si parla per il 2018 in poi di spendere 1 milione al giorno e di dover assumere qualcosa come 8.000 impiegati nell'apparato, diciamo, statale, solo per gestire il processo di Brexit. Quindi questi, anche questi, sono costi Costi immediati, sociali tangibili, proprio. e che non hanno necessariamente un riscontro in termini di benefici per la popolazione. Anche questo è sicuramente. Poi, detto questo, ci sono anche benefici, perlomeno benefici potenziali, che derivano dal discorso di Brexit. Uno può essere più o meno d'accordo, però ecco, per quello che vedo io qua, di nuovo ti parlo un po' come così, come il finestra sulla strada della Gran Bretagna. Mi pare di capire che il più grosso beneficio, perlomeno così come si è percepito dall'uomo di strada, sia stato quello sostanzialmente di un po' mandare a quel paese, se vuoi, l'Unione Europea, L'Unione Europea, sì. un burocratico, e quindi di nuovo si torna al discorso della cosiddetta decisione di pancia. Ora, io ritorno brevemente a quello che dicevo prima, cioè la mia opinione personale, che in realtà stava ai politici prendere questa decisione, non alla pancia della popolazione. Però tant'è, questo è stato fatto, e non sono convinto che togliersi questa soddisfazione valga poi tutti i potenziali problemi, sacrifici, costi che possono derivare dalla decisione. Poi ecco, l'altro grosso tema che tutti i sostenitori di Brexit, dal vari Boris Johnson a chi per lui,
citano spesso sono i risparmi, cioè il risparmio derivato dal non dover contribuire più al bilancio della comunità europea. Però anche lì, secondo me, va messo un po' in prospettiva, perché sì, è vero che si parla di questi 18 miliardi di contribuzione annua, sto parlando di sterline adesso da parte degli UK, però innanzitutto il contributo netto, cioè tolto quello che poi il Regno Unito riceve dall'Unione Europea, già diventa 12 miliardi dopo lo sconto che loro hanno negoziato ai tempi. 12 miliardi, tu mi stai parlando di sterline. Di sterline all'anno è il contributo netto dopo lo sconto, quindi netto nel senso togliendo quello che ricevono indietro dalla comunità europea. Scusami, questo è il contributo lordo. Quando togli 4 miliardi di che ricevono dalla comunità europea, arrivi a un contributo netto di 8 miliardi, grosso modo, queste sono cifre del 2016. Però anche qua va detto che un miliardo di questi 8 miliardi viene speso attraverso la comunità europea in aiuti internazionali che comunque il Regno Unito spenderebbe anche se non facesse parte della comunità europea, perché il Regno Unito ha un target, una percentuale del prodotto interno lordo che vuole spendere sugli aiuti internazionali. Quindi già da volevo parlare anche, scusami, di investimento del Regno Unito in termini anche di teatri di guerra o di spostamenti di truppe o di spesa militare, eccetera, che dipende anche in parte dall'Europa, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, sì, anche se comunque è una voce separata, sto parlando puramente, questo miliardo è puramente di aiuti internazionali. Senti un po', prima che chiudiamo, perché ormai siamo agli sgoccioli, volevo chiederci, no, è stato talmente piacevole. Sì, è stato talmente piacevole e lineare che veramente è trascorso molto bene. Di questo ti ringrazio, perché è un'opportunità. Senti un po', ma una considerazione finale per che riguardi l'interesse degli investitori per l'Italia. Sì. Poi ci torneremo, se vorrai essere nostro ospite, cosa che auspico profondamente, certo. Ritorneremo su questo argomento magari in maniera più diffusa. Però sì, anche perché in effetti, almeno basato sulla mia esperienza con i miei clienti, con le persone con cui parlo, sia in Italia e soprattutto qui, è un tema che merita un approfondimento. Però brevemente, al di là di Brexit o Brexit, al di là delle complicazioni e delle implicazioni che Brexit potrà avere, per esempio, per gli investitori istituzionali degli UK, che, come dicevamo prima, potrebbero vedersi costretti ad aprire un ufficio in Europa, in un paese europeo, per poter vendere i propri fondi in Europa, se non possono più passare la propria licenza, tra virgolette, britannica. Al di là di tutto ciò, rimane un grosso interesse per le opportunità offerte da vari paesi europei, ed in particolare l'Italia, perché per vari motivi, fra cui il fatto, per esempio, che le banche italiane hanno ancora, a seconda di quello che leggi, fra i 300 e i 400 miliardi di non performing loans in pancia, e io parlo anche con investitori che appunto investono in questo tipo di operazioni, sicuramente è un mercato molto interessante. Cioè io ricevo, non dico giornalmente, ma quasi, richieste da parte degli istituti istituzionali che mi dicono cosa vedi, cosa non vedi, su quali società vale la pena di entrare in Italia. Quindi sostanzialmente il messaggio è: c'è un grosso interesse da parte degli istituti istituzionali, soprattutto per la piccola e media impresa, ed è secondo me opportuno che le piccole e medie imprese italiane ne approfittino, perché sicuramente il mondo. Ottimamente. Senti, io non posso che ringraziarti per questo tuo raffinato intervento. Figurati, sei troppo gentile. No, perché siamo andati ben oltre le mie aspettative, per la verità, tant'è che dovrò chiederti di tornare anche per approfondire questo argomento. Mi piacerebbe potessimo parlare, spero tutti te la senta, di venture capital negli scambi, per l'appunto, in termini di investimento e di impresa, anche lì in Inghilterra, come italiani, come europei se preferisci, o come inglesi in Italia, a questo punto, perché dobbiamo considerare le due direzioni, i due vettori.
Assolutamente. Quindi che devo dire? Adesso siamo in chiusura. Ugo, correggimi se sbaglio, chiudiamo ora, vero? Eh sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, perché dobbiamo cedere il passo, anche se lo faccio con piacere, alla prossima trasmissione, che è condotta peraltro da un amico e che sarà anche disponibile su un altro canale. Nel frattempo, io ti ringrazio Piero nuovamente per questo tuo intervento. Grazie a voi. Che dire, alla prossima volta. Ugo, grazie per la tua assistenza come al solito. Ringrazio tutti gli ascoltatori per l'attenzione rivoltaci. Vi invito a seguirci ancora. Ci saranno altre sorprese e altri temi molto interessanti da affrontare nel prosieguo della trasmissione. Un abbraccio a tutti dal vostro Marco Grilli. A risentirci alla settimana prossima. Ciao.